Lo potevate dire che era un diplomato rustista. E ora andiamo a fare i conti. Non ho parole. Lei mi sta pestando il vestito, dottor Colimbro. Scusi, non avevo visto lo straciccone. Non vorrei essere nei vostri panni. Anzi, a proposito di panni, diciamo, possiamo fare entrare gli accappatoi come pesce? No, non è niente. Non c'è nulla di preoccupante. Al posto state tranquilli. È tutto sotto controllo. È una penitenza da sangue. Bendati i condannati. Mettete il cappi, cappuccio. Sono già abbastanza in punizione io, mi Paolo. Sembra. No, guarda, questa sera no, non è io penso che è meglio non che è niente, allora, si sacrifichi bene, la mia collega. Non sentirà niente. Intanto possiamo aprire il... La gabbia con sipario, le ombre. Una volta che sono tutti bendati, sì. Grazie, possiamo aprire il sipario. Paolino. Questa è la loro. Quindi dovete solo... Mi levi anche la stampella. Seguire le nostre indicazioni. State tranquilli, questa la tengo io. Attenzione, attenzione, potete girarvi tutti alla vostra destra. Fate un quarto di giro, le nostre ragazze vi accompagneranno man mano andate avanti. Marco, puoi lasciarlo andare tranquillo? No, non ce la fare. Andate avanti, con tutta calma, dovete solo seguire le nostre indicazioni, prego, andate avanti, non abbiate paura, andate avanti, perfetto così. Dovete cortesemente togliere anche le scarpe, perché ecco, c'è da salire, sentite una scala, per cui è meglio essere a piedi nudi. Tenetevi bene, non vi preoccupate, non c'è nulla di pericoloso. State ben attaccati, Brosio, ma che fai che corri così? Prima avevi tutti questi problemi, adesso hai messo la quarta marcia. Calmo, vai calmo, tenetevi sulla destra. Buoni così, ecco, fate un quarto di giro, perfetto. Perché non ci alzate tutti e quattro alzate le mani in alto? Le braccia. Così, favoloso. Fermi, non alzate vi muovete. Alzate le braccia, bravi così. Un passo avanti. Eccola, bravissima. Ma non è possibile. Bene. Ma perché? Sono finiti tutti quanti della vasca. Ma perché? E adesso fate entrare gli squali ad uno. Ma perché, Colimbro? Perché hai fatto questo? Ma io non anche... Ma perché non l'abbiamo fatto sul serio, Colimbro? Ma il perché maestro ha suonato? Era solo uno scherzo, noi avremmo voluto farlo, ma in realtà... Nulla di tutto questo è accaduto perché con i potenti mezzi messi a disposizione della RAI noi possiamo ritornare indietro e far finta che tutto questo non sia accaduto. Prego, grazie regia. Eccoli là. Ecco qui. Voilà. Tornate indietro, prego, grazie. Complimenti. Abbiamo fatto uno scherzetto. Vieni qui, Enrico. Un bello scherzetto. Ripeto, ma all'inizio ci abbiamo creduto però, Io anche il pubblico ci ha creduto. Ci sarebbe piaciuto stato, moltissimo farlo sul serio. Anche sadici siete diventati. Sì, molto sadici. Però questo è per farvi capire che durante la serata potrebbero esserci delle penitenze anche peggiori rispetto a questa. Sì. il maestro Pintucci aveva suonato la vasca, pensavo che... Insomma, no, Brosio lo vedo molto preoccupato. Vorrei che mia madre si fosse sintonizzata. Preoccupare niente. Tranquillo, non è successo niente. Con la gamba siamo, scommettiamo che. Mamma, tutto a posto. Anzi,